Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di una classifica che in realtà suddividerò poi in altri due video per rispondere più che altro alla domanda che mi fate più spesso in assoluto, ovvero qual è il profumo che lascia la più bella scia e la più ampia scia. Come vi dicevo prima, è molto difficile per me dare una classifica perché ho più di 100 profumi e su queste fragranze vi dirò che la maggior parte lasciano una bella scia, se no sapete che io sono un amante delle belle scie, quindi in realtà dovrei nominarne davvero tante di fragranze, però voglio fare una specie di suddivisione in modo da darvi più informazioni possibili. E quindi farò la prima parte oggi, poi girerò nei giorni, settimane, mesi successivi la seconda e la terza parte, ovvero 5 profumi da una scia pazzesca. Se avete voglia, ho fatto un altro video dedicato alla parte tecnica dei profumi, per quanto io ne possa sapere, perché ricordatevi sempre che io non ho studiato nulla di quello che riguarda i profumi, se non attraverso la mia passione che è arrivata negli anni e autodidatticamente imparo strada facendo. Quindi i miei video sono semplici recensioni sulle mie esperienze olfattive, su quello che io appunto vi faccio vedere. Alla posizione numero 5 troviamo un profumo di Tom Ford. Sapete che Tom Ford si distingue particolarmente dagli altri brand per gestire magistralmente le sue fragranze. Sono fragranze molto costose in alcuni casi, sono fragranze molto abbordabili in altri, però hanno tutti delle note molto molto particolari. Vi sto parlando di Tom Ford, appunto, Noir Pour Femme. Questo è un profumo che attira un sacco di complimenti, anche perché è proprio quel genere di profumo balsamico, resinoso, caldo, che fa sì proprio che la donna che lo indossa, perché io lo vedo molto bene su una donna, sia molto affascinante. All'interno troviamo un sacco di note, in realtà partiamo dallo zenzero, poi l'arancia amara, poi andiamo su una nota molto particolare che è il Calfi, se lo pronuncio giusto, scritto K Ulfi, che è un dessert, un gelatino, da quello che so a base di pistacchi, quindi molto dolce ma salato, che fa appunto di questa fragranza come posso dirvi, è veramente veramente presente questa nota di pistacchio, quindi deve piacere. Molto ambrato come profumo e questo, come vi dicevo prima, cattura un sacco di complimenti. Quarta posizione la voglio dedicare a un profumo commerciale, in questo caso di Jean-Paul Gaultier, Le Classique versione de Parfum. Ragazze, vi dico già che il profumo che vi faccio vedere non lo troverete più perché è una edizione del 1990. Ho anche l'edizione nuova, però volevo farvi vedere questo gioiello che c'è all'interno ed è appunto la versione Eau de Parfum. Questa è la classica botticina, molto molto elegante, e ad oggi la trovate con il vestitino tutto rosso, e invece questo è ancora la formulazione originale dell'Eau de Parfum. Ho chiesto a mia mamma se potevamo fare a cambio, perché lei aveva ancora una versione vecchia, e quindi questa è l'edizione Eau de Parfum del 90. Con questo profumo, ragazze, sono complimenti assicurati, ve lo scrivo nero su bianco, è una scia molto molto narcotica, nonostante sia un profumo commerciale, secondo me è strutturato molto bene, non è per niente stucchevole, è comunque un vanigliato molto dolce, avete in testa delle note di rum, un po' alcolico, un po' amarognolo, che in realtà viene riequilibrato dalla tintura di rosa, quindi è un'essenza molto più oscura, se vogliamo, molto più profonda della rosa classica che si hanno nei profumi. Poi arriva la parte che io adoro, che è quella dell'orchidea, molto molto profonda, un po' polverosa, molto femminile l'orchidea, per poi terminare su un fondo di fava tonka, vaniglia, sandalo, comunque tutte note molto calde. E quando l'ho indossato la prima volta, in realtà è stata mia mamma all'epoca che mi ha fatto scoprire questa versione, perché sapete che io sono abbonata all'Eau de Toilette, che io adoro, di questo profumo, e ho sentito in lei questa fragranza molto calda, molto dolce, molto matura, se vogliamo, in qualche ambito, e chiedendole: mamma, che cosa stai indossando? Lei mi ha fatto vedere questo.
quando poi l'abbiamo scambiato, vi giuro che anche al lavoro le mie clienti mi chiedevano, una volta che entravo nelle stanze con loro, quale profumo fosse. Ha una scia fantastica, una proiezione meravigliosa, e la cosa bellissima è che ha anche una bellissima persistenza, soprattutto sui vestiti. Se lo utilizzate adesso nell'autunno è meraviglioso, sulle sciarpe, sui paletò, sulle giacche, su quello che volete, è veramente mitico come proiezione, vi faranno sicuramente i complimenti. Posizione numero 3 abbiamo un profumo di nicchia ed è un profumo di Pierre Guillaume. Sto parlando del famosissimo Poudre de Riz, polvere di riso, che richiama tantissimo la cipria per il viso. Allora, ve ne ho già parlato in uno dei miei video, se non l'avete visto andate a vederlo perché secondo me è fantastico da mettere in questa stagione autunnale. È un profumo che lascia veramente una bellissima scia, un pochettino meno invadente dei precedenti che vi ho appunto nominato. Su questo profumo troviamo delle note un po' contrapposte, ovvero il monoi molto estivo, poi abbiamo comunque la vaniglia, abbiamo il balsamo di Tolu, abbiamo veramente tanti ingredienti che lo fanno sembrare un profumo resinoso ambrato, un po' lo stile di Tom Ford Noir Parfum, ma ha quella nota un po' più sbarazzina, quindi è un pochettino più giovanile secondo me come profumo. Mi hanno fatto tantissime volte complimenti per questo profumo qui e se non avete idea di come possa essere abbinato mentalmente, per chi non l'ha ancora sentito, immaginatevi proprio la polvere di riso che si usava una volta per fissare i pigmenti sul viso, ma secondo me è uno dei profumi più sexy e sensuali che io ho. E infatti vi dico, gli uomini lo adorano, perlomeno tutte le persone con cui sono venuta a contatto di sesso maschile mi hanno fatto tutti i complimenti davvero, ma proprio per il profumo, perché aveva questa scia meravigliosa di magia, cioè veramente questo è un profumo che vi consiglio di andare a sentire perché vi lascerà assolutamente di stucco, non ve lo aspetterete. Posizione numero 2 abbiamo un profumo di Diptyque, che è questa azienda parigina meravigliosa che crea queste fragranze davvero uniche nel loro genere, e metto questo profumo nella classifica proprio perché più volte, io essendo in negozio, avevo questa grande reception, appunto io stando dietro al desk, le persone che entravano non mi avevano proprio vicina, cioè bisognava fare qualche passo. Però più di una volta, quando io ho utilizzato questo profumo di cui vi sto per parlare, le persone che entravano nel negozio mi dicevano: "Madonna, che profumo meraviglioso! Ma chi è che ha questo profumo?" Cioè, quindi ed erano proprio solo ed esclusivamente quelle giornate in cui avevo messo Fleur de Peau. È un profumo di cui io ho fatto un po' fatica ad innamorarmi, perché lo volevo assolutamente acquistare, proprio perché ero un po' in fissa con le fragranze simili alla pelle. Però quando poi l'ho utilizzato, le persone sono andate un po' in visibilio, davvero ragazzi, quando entravano mi dicevano, l'unica cosa che mi dicevano: "Hai Fleur de Peau? Hai Fleur de Peau?" Sì, ce l'ho, e ovviamente dopo che io avevo detto quale profumo indossavo. E è un profumo veramente unico nel suo genere. Si dice un po' sul web che ha una scia un po' basica, però io vi dico la mia di esperienza e non è assolutamente così per quanto mi riguarda. È un profumo floreale, aldeidico, quindi si apre con delle note sfavillanti di bergamotto, di peperosa, di aldeidi. Poi c'è questo meraviglioso burro di iris, una rosa molto molto soft, per poi finire tra tantissime altre note su un cuoio con una buonissima malva e un meraviglioso muschio. E
è molto difficile da gestire, tra virgolette, ma soprattutto descrivere Fleur de Peau, perché è uno di quei profumi che su ogni pH cambia, ve lo dico già. Su di me è molto talcato, polveroso, su invece mia mamma è tutt'altro, è molto più, viene invece molto fuori la parte rosata e poi semi di ambretta. Quindi ragazzi, prima di comprarlo vi consiglio di provarlo almeno un'ora. Non evolve tantissimo, però lascia una scia di pulitissimo, ma non un pulito come può essere Blanche di Byredo, un pulito più personale. Se Blanche di Byredo, per chi non lo conoscesse, ho lasciato sempre il mio video dentro il mio canale, Blanche di Byredo è più sul pulito biancheria. Invece Fleur de Peau lo vedo molto più come pelle pulita, quindi subito dopo la doccia, senza aver messo nessun prodotto, è un profumo che ricorda tantissimo la pelle appena lavata, che non ha un vero e proprio odore, ha quell'aroma molto delicato che però lascia una scia fantastica. Alla prima posizione troviamo un estratto, quindi gioca un po' avvantaggiato, però è io lo considero comunque uno dei profumi con la migliore scia che ho nella mia collezione, ed è La stanza delle bambole di Nobile 1942. Ho già fatto una recensione un po' più approfondita e dettagliata sul mio canale, se avete voglia di andare a vederla fatemi poi sapere cosa ne pensate. È ovviamente un gioiellino, cioè dal tappo al packaging alla scatola, che ha poi un'altra scatola, è fantastico, cioè è proprio la cura del dettaglio che fa poi veramente la differenza in questi casi. E allora l'ho messo in prima posizione perché, nonostante sia comunque un estratto, quindi ha una concentrazione maggiore dei precedenti, ha questa capacità camaleontica di avere la sua scia personale, nonostante ci siano delle note molto basiche, se vogliamo, ha questa scia enigmatica. Come stile di profumo siamo su un vanigliato, talcato, mandorlato, anche se all'interno latte di mandorla o mandorla non ce n'è, in realtà non è descritta nella presentazione del profumo. Si apre con delle note latte, quindi proprio latte, poi si passa a una parte di note talcate, una nota un po' nostalgica di Ylang Ylang, di fiori d'arancio, per poi terminare su una caldissima fava tonka, una vaniglia e del muschio. Quindi è proprio un profumo indicato per le persone che vogliono lasciare una scia dolce. Comunque alla fine a me ricorda molto l'eliotropio come odore, questa fragranza un po' in tutto, e ha una scia fantastica, una scia veramente ampissima. A volte ammetto che ho spruzzato, invece che due volte le ho spruzzate quattro. Ho dato veramente fastidio alle colleghe quando l'avevo indossato, perché comunque ha una potenza allucinante. Voi passate, lasciate questa nota che comunque sembra un po' mandorlata, molto molto presente tutto il giorno, evolve diciamo in maniera molto lineare, e questo è uno dei profumi con cui mi hanno fatto più complimenti nell'ultimo anno, proprio per la sua invadenza. Ovviamente essendo un estratto ci sta, però ve lo consiglio se state cercando un prodotto che ricorda molto appunto l'odore delle faccine, delle bambole che avevamo da piccole, e volete lasciare comunque quel tipo di scia lì, quindi senza impegno, senza essere maglianti o seducenti in particolar modo, senza essere esperidate, quindi senza prendervi sul serio. Questa è una bella scia potente potente. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, scrivete qui sotto nei commenti quali sono i vostri profumi da scia, perché io sono sempre, sempre alla ricerca di profumi che veramente lasciano questa scia fantastica. Io intanto vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video e let's talk about!